Macro categoria imprese, categoria sostenibilità. Il premio è Eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, servizi di progettazione integrata. La motivazione per questo premio. Per essere un'eccellenza nel settore dell'architettura e dell'ingegneria, con focus particolare sull'edilizia ecocompatibile, per fornire soluzioni di progettazione integrata con un approccio innovativo e sostenibile, operando anche sul mercato internazionale. Per la capacità di affrontare nuove sfide con passione e creatività, punti di forza della realtà. Il premio va a Ati Project. Sul palco con me, eccolo che sta salendo, Carmine Spina, direttore dell'ufficio di Milano. Benvenuto Carmine, questo è il vostro premio. Mostriamolo alla telecamera. Vicino a lei, poi lo ritira fisicamente. Prego, si accomodi, Carmine, le chiedo subito, come faccio con tutti i premiati, un commento a caldo su questo riconoscimento. Avete fatto una bella descrizione e siamo contentissimi di ritirare questo premio perché per noi rappresenta un po' la sintesi che illustrava prima. La nostra realtà integra l'architettura e l'innovazione tecnologica e impiantistica in un unico prodotto. È stata per noi in passato, 10 anni fa, una sfida innovativa che sta raccogliendo i frutti, visto che da quest'anno siamo tra i primi 10 studi di architettura in Italia, proponendoci davvero con un'idea di progettazione che va incontro alle esigenze del cambiamento di come è vissuta l'architettura e l'ingegneria in questo periodo. La vediamo anche un po' come una sfida sociale, un dovere nei confronti dell'ambiente. Quindi è un bellissimo riconoscimento poterlo ricevere. Beh, sfida sociale, non a caso si parla di approccio innovativo e sostenibile. Certo. Parole che saranno protagoniste assolute, insomma, dei prossimi mesi. Sì, del futuro. La nostra struttura è nata con questi ideali. Ha il successo attuale anche in merito a questo e il futuro va in questa direzione. Abbiamo aperto infatti alcune front office e sedi all'estero. In Italia siamo cresciuti in maniera esponenziale, passando da 10 persone alle attuali 280. Quindi diciamo che gli obiettivi li abbiamo e li abbiamo sempre molto ambiziosi e diciamo guardiamo al futuro con altrettanto interesse rispetto a quello che già abbiamo fatto. Ecco, infatti stavo chiedendo adesso, da adesso in avanti per il futuro, quindi innovazione sempre, come abbiamo già detto, avvicinanza con chi ruota intorno alla vostra realtà e insomma open mind, per così dire. Infatti, diciamo, i nostri clienti sono contenti del nostro lavoro sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, quindi siamo contenti di fare anche noi il nostro lavoro in maniera egregia e quindi attendiamo un po' le nuove sfide del futuro. Certo, a proposito di futuro, visto che avrete tante sfide da affrontare e lei mi sta dicendo che siete pronti, voi sarete continuamente osservati da noi perché in quanto eccellenze del territorio dovete, ecco, e mi auguro di averla ancora qui, insomma magari con tutto anche altri rappresentanti del team. Oggi ho provato a sondare la disponibilità di altri membri del team, ma per impegni lavorativi è difficile staccarli dalla postazione di lavoro, siamo dei grandi stacanovisti di lavoro. Certo, quindi. giustamente, se no non sareste qui. Beh, la prossima volta però è un appuntamento che partecipiamo numerosi. Perfetto, ottimo, allora può ritirare il premio. Grazie a Carmine Spina, direttore ufficio di Milano di Ati Project, per questo premio. Grazie a voi, arrivederci.